Hi everyone, I'm Carla from Carlisle and welcome to another Italian video. Today I'm going to read Cenerentola by Charles Perrault in Italian. Cenerentola. Tanto tempo fa, in un antico palazzo, viveva un ricco signore con la sua famiglia. Ogni giorno percorreva in lungo e in largo l'immensa tenuta per amministrare i propri affari, ma non vedeva l'ora di tornare a casa dalla moglie adorata e dalla sua figlioletta, che era tanto bella quanto buona e gentile. Aveva un visino delicato, capelli lucenti e occhi azzurri. Malgrado la bellezza e la ricchezza, non era né vanitosa né superba. La sua vita trascorreva serena e felice, ma un giorno la mamma si ammalò gravemente e in breve tempo morì. Il babbo, a lungo, non seppe consolarsi della grave perdita, ma vedendo la sua piccina sempre più triste e taciturna, decise di darle una nuova famiglia. Sposò una vedova di nobile casato che aveva due figlie piccole. Per qualche tempo la serenità sembrò essere tornata nell'austero palazzo. Ma ben presto la donna si rivelò superba, ambiziosa e vanitosa, come le figlie, che, essendo per loro sfortuna anche brutte, presero a odiare la nuova sorellina. Quando anche il babbo morì, l'orfanella fu relegata in soffitta, privata dei suoi ricchi abiti e costretta a eseguire i più umili lavori di casa. Ora passava gran parte del tempo in cucina e spesso la sera, vinta dalla stanchezza e dalla malinconia, si addormentava accanto al camino. Una sera le sorellastre la presero in giro. Guarda là, la nostra sorellina, accovacciata tra la cenere del camino. E la principessa della cenere si chiama... vediamo, si chiama... Trovato, Cenerentola! Da quel giorno quel nomignolo cominciò a riecheggiare per tutto il palazzo. Cenerentola, prepara la colazione! Cenerentola, pulisci la cucina! Cenerentola, fai il bucato! Nonostante tutto, Cenerentola era sempre buona e gentile, e paziente, e crescendo diventava sempre più bella. Le sorellastre, invece, diventavano sempre più brutte. Una mattina si udì un solenne squillo di trombe. Era l'araldo del re. Per ordine di Sua Maestà il Re, questa sera al castello si terrà un grande ballo in onore del principe ereditario. Tutte le fanciulle del regno sono invitate a partecipare. Non appena ebbe udite queste parole, Cenerentola cominciò a sognare. Le pareva di sentire lo zampillare delle fontane, lo scalpitio degli zoccoli dei cavalli. Vedeva i suoi piedini ben calzati percorrere la gradinata di marmo. Ecco finalmente il salone dei ricevimenti. Eleganti dame conversavano con affascinanti cavalieri. Uno di loro si avvicinava proprio a lei e la invitava a ballare e... Una risata fece sobbalzare Cenerentola, portandola alla realtà. Le sorellastre e la matrigna, entrate in cucina, la osservavano incuriosite, vedendola danzare con la vecchia scopa. La matrigna si rivolse a Cenerentola con falsa dolcezza. Cara, quando avrai finito di gingillarti, spero che vorrai occuparti dei tuoi doveri. Cenerentola abbandonò i suoi sogni e passò tutta la giornata lavando e stirando, cucendo, lucidando le scarpine, ma era sempre più afflitta. Ah, se potessi andare anch'io al ballo! Quando la carrozza diretta al castello partì, le tre donne, profumate e agghindate, la salutarono con ironia. Arrivederci, Cenerentola, buona serata! Divertiti, cara, ma non affaticarti troppo! Rimasta sola, Cenerentola scoppiò in un pianto dirotto. Pensava al tempo in cui era felice, quando era viva la sua mamma. La desiderava così intensamente che le pareva quasi di sentire la sua voce. Cara bambina mia, non affliggerti. La bontà alla fine viene sempre premiata. La tua mamma diceva sempre. Cenerentola alzò la testa e vide davanti a sé una fata dal viso dolce e dagli abiti scintillanti. Sono la tua madrina. Ho promesso alla tua mamma di aiutarti se un giorno ti fossi trovata in difficoltà. Il ballo ti aspetta. Il ballo? Ma come? Su, via, andiamo nell'orto.
Cenerentola, frastornata, obbedì. Con una bacchetta magica, la fata sfiorò una grande zucca gialla e la tramutò in una magnifica carrozza d'oro. Un gruppetto di topolini bianchi, incuriositi, attraversò il sentiero. Un leggero tocco ed ecco sei splendidi cavalli riccamente bardati e col pennacchio. E ora ci voleva un cocchiere. La fata si guardò intorno e là, il vecchio cane assonnato si ritrovò a cassetta con le redini in mano. Toccò infine a sei lucertoline nascoste dietro al muretto. Immediatamente sei lacchè dalle divise rosse ricamate in oro presero posto intorno alla carrozza e invitarono Cenerentola a salire. Ma non posso andare al ballo, questo abito è... La bacchetta brillò ancora una volta e... È meraviglioso! Non ho mai visto nulla di simile! Cenerentola era incantata, il suo vestito era splendente come un cielo terso folgorante di stelle. Tra i capelli, bene acconciati, spiccava una coroncina di diamanti. Ai suoi piedi, al posto dei vecchi zoccoletti, riluceva un paio di scarpine di cristallo. La buona madrina la sollecitò. Presto, sali in carrozza, ma ricordati, l'incantesimo a mezzanotte finirà e tutto ritornerà come prima. Cenerentola andava chiedendosi, ma è proprio vero? Sono proprio io, questa fanciulla elegante come una principessa? Sto forse sognando. Ma non appena udì la musica che giungeva dal castello, capì che il suo sogno si stava avverando. I suoi piedini affondavano ora nel tappeto che portava alla sala da ballo. Tutti gli occhi erano puntati su di lei. Ovunque, al suo passaggio, si udiva un mormorio di ammirazione. Quando il principe la vide, rimase affascinato. Si alzò, fece un cenno all'orchestra e la invitò a ballare. Per tutta la sera danzò soltanto con lei e non la lasciò un momento. Il giovane, sopraffatto dall'emozione, quasi non riusciva a parlare e soltanto quando verso mezzanotte Cenerentola lo salutò e lasciò la festa, si rese conto di non sapere né chi era né da dove veniva. Decise allora di dare un altro ballo per l'indomani, nella speranza di poterla rivedere. Quando la matrigna e le sorellastre tornarono a casa, Cenerentola era in cucina, affaccendata intorno ai fornelli. Come sempre, la rimproverarono. Dovevamo aspettarcelo, la cena non è ancora pronta. E questo cos'è? Lo fai apposta? Lo sai che il pollo non mi piace. Cenerentola servì a tavola fingendo di non prestare molta attenzione ai commenti delle tre donne a proposito del ballo. In realtà non le sfuggiva una parola. E quando la matrigna accennò al fatto che il principe avrebbe dato un nuovo ballo per incontrare la dama sconosciuta della quale si era innamorato, Cenerentola lasciò cadere la zuppa. Cenerentola lasciò cadere a terra la zuppiera. Ah, questo è troppo! Sparisci! La sera seguente, appena la matrigna e le sue figlie si furono allontanate per recarsi alla reggia, la fata riapparve e l'incantesimo si rinnovò. In men che non si dica, tutto fu pronto per la partenza. Il cocchiere assicurò i cavalli alla carrozza d'oro e prese posto afferrando le briglie. I lacchè sistemarono il predellino e si schierarono ai lati dello sportello. Cenerentola, impaziente di incontrare di nuovo il principe, salì sul cocchio mentre la buona madrina ripeteva le sue raccomandazioni. Ricorda, entro mezzanotte. Il ricevimento era ancora più fastoso del precedente, ma questa volta Cenerentola quasi non lo notò. Il principe la fece danzare per ore, conversò con lei e la condusse in giardino. Le prese la mano. Volete sposarmi? Oh, perdonate, non vi ho ancora chiesto chi siete, da dove venite. Cenerentola, confusa, abbassò la testa e arrossì. Il principe le sollevò il viso e la guardò negli occhi. Voi mi avete incantato. Mi sembra di vivere un incantesimo. Udendo questa parola, Cenerentola balzò in piedi. Aveva scordato completamente l'ora. In quel preciso momento risuonò il primo rintocco della mezzanotte e mentre il principe la guardava stupefatto, lei prese a correre a perdifiato per la lunga scalinata. Nello slancio della corsa perse una scarpina, ma non poteva fermarsi a raccoglierla, era troppo tardi.
All'uscita del castello salì con un balzo sulla carrozza e il cocchiere spronò i cavalli al galoppo. Il principe, che l'aveva inseguita inutilmente, raccolse la minuscola calzatura e riuscì soltanto a vedere il cocchio d'oro scomparire in fondo al viale. Appena in tempo, l'ultimo rintocco della mezzanotte e Cenerentola si ritrovò seduta in mezzo alla strada, nei suoi panni modesti, mentre topini e lucertole fuggivano qua e là. Il vecchio cane, ancora un po' stordito, le si avvicinò. E insieme tornarono a casa. Quella notte la matrigna e le sorellastre rientrarono più irritate e acide che mai. Nessuno sa nulla di quella ragazza, probabilmente non è neanche nobile. Se non fosse stato per quella smorfiosa, certo il principe avrebbe chiesto la mia mano. E non sapeva nemmeno danzare, era così goffa. Ha persino perduto una scarpetta. L'indomani la vita era ripresa tranquilla, come se nulla fosse accaduto, ma improvvisamente si udì l'araldo del re. Sua maestà il re ordina che a tutte le fanciulle del regno in età da marito venga provata una scarpina di cristallo. Colei che la calzerà perfettamente andrà in sposa al principe, suo figlio. Principesse, duchesse, contessine, dame di corte, signore d'alto rango, tutte cercarono di calzare la preziosa scarpina, ma senza successo. Quando i funzionari di corte addetti al delicato incarico arrivarono al palazzo di Cenerentola, le sorellastre si accapigliarono per decidere chi l'avrebbe calzata per prima. Cenerentola sedeva in disparte osservando la scena. Uffa, aiutami! Dai, ecco, così! A me! Tira! Ah! Era evidente che nessuna delle due l'aveva mai portata. A quel punto Cenerentola si alzò e chiese il permesso di provarla. La matrigna si oppose, ma il paggio gliela porse. La scarpina fatata finalmente brillò al piede di Cenerentola. Il paggio si inchinò di fronte alla futura principessa e galoppò rapido al castello a dare la notizia. In breve il principe e il suo seguito giunsero alla casa di Cenerentola. Appena la vide, il principe la riconobbe, la salutò e le baciò la mano. La matrigna intervenne risolutamente. Ma come può essere lei l'elegante dama che tutti abbiamo visto al castello? Questa è solo una povera orfana che noi teniamo in casa per pietà. Ma il principe non aveva alcun dubbio. La riconosco dal sorriso dolce, dagli occhi azzurri e dai capelli lucenti. In quel momento apparve la fata avvolta in una nuvola di luce. Ecco la fanciulla che avete ammirato al ballo. Così dicendo, toccò leggermente con la bacchetta magica le vesti umili di Cenerentola, che si trasformarono all'istante nell'abito tempestato di stelle indossato al ballo. Allora la matrigna e le sorellastre la riconobbero e quasi svennero per la sorpresa. La fata raccontò ai presenti le cattiverie e le angherie che Cenerentola, pur essendo la padrona del palazzo, aveva dovuto subire dalla matrigna e dalle sorellastre. Il principe, indignato, ordinò che fossero punite con l'esilio, ma Cenerentola intervenne a loro favore. Le sorelle, commosse, si gettarono ai suoi piedi e le implorarono perdono. Lei, allora, le fece alzare, le abbracciò e le perdonò. Il principe, che già ammirava Cenerentola per la sua bellezza, ancor più l'amò per la sua bontà e le chiese di sposarlo. Cenerentola acconsentì con gioia e lo seguì al castello. Il re e la regina fecero subito celebrare le nozze e tutti vissero per sempre felici e contenti. Fine. Ok, I hope you enjoyed this little story time, storytelling. And this was Cenerentola, and maybe I will upload more stories. So if you like my videos, don't forget to subscribe to my channel and let me know if there is a specific story that you would like me to read. And yeah, thank you. Thank you for watching. Ciao!